che sia legno d'acero, d'abete o ebano. In questa bottega di Tel Aviv si respira un'aria del tutto particolare. In questo spazio angusto si conservano non solo le conoscenze di un'arte, quella della liuteria imparata a Cremona, Italia, ma anche una storia tutta da raccontare. Alla sua città, perché è stato un matrimonio, e il matrimonio in questa epoca è 3, 4 o 5 giorni. Sempre l'hanno suonato il violino e tutti gli altri strumenti, ma il mio padre in questo momentino è stato innamorato del suono del violino. Amnon Weinstein, classe 1939, di origine polacca, custodisce non solo l'abilità di costruire violini, ma nutre ogni giorno il desiderio di far tornare a suonare i violini che hanno accompagnato i destini di tanti durante la Shoah. Non volevo toccare questa roba per anni, perché avevo paura. Noi abbiamo perduto quasi 400 gente. Questa collezione oggi è in 4 parti. C'è la parte dei violini, viole, violoncelli, che sono stati all'Orchestra Filarmonia Israeliana. Ci sono violini, gli ebrei hanno suonato alle campi, alle ghetto, alla strada di camera di gas, non po' dove, che noi sappiamo, ce l'abbiamo tutta la storia della famiglia di quella gente, delle fotografie, dei libri che l'hanno scritto, e ce l'abbiamo l'informazione completa. Poi c'è violini che noi sappiamo esattamente che sono stati alla guerra, ma non ce l'abbiamo le prove. E alla fine c'è le violini tipo di questo, che ce l'ha una stella di Davide. I violini della speranza, questo è il progetto del liutaio israeliano, che come dice lui hanno una storia da raccontare, provengono da ogni parte del mondo e una volta restaurati vengono affidati alle mani di grandi violinisti e alle orecchie del pubblico in giro per il mondo. Ogni violino come una persona, ce l'ha una storia. E i violini non sono come altri mobili. Loro suonano al concerti e quando la gente può ascoltare molto bene, allora ogni violino ce l'ha un'altra storia. Come è stato il primo violino che ancora non ho fatto questo programma perché avevo paura, come dico, veramente paura. Se qualcuno che ha suonato in Auschwitz alla strada per andare alla camera di gas, e lui ha raccontato molte cose così. Ritornato in Israele, salvato la vita e voleva che il suo piccolo bambino va a suonare il violino, normale. È venuto da me che lui non voleva toccare il violino, ma domandava a me per riparare il violino. Allora mi raccontava tutta la storia. Quando ho aperto il violino è stato pieno di polvere nera, cenere, perché lui ha suonato vicino alla camera. Bombature, spessori, catena, fori di risonanza, inclinazione del manico, vernice, anima, ponticello, corde e archetto. Tutto riprende vita tra le sue mani. Un suono che diventa quasi magico grazie all'arte del liutaio e alla perfezione del violino. Per me è un lavoro di tutta la mia vita adesso. Il violino parla quando si può suonare con quello. Adesso è un pezzo di legno. Adesso vedo qui qualche cosa, tutte le brutte cose che ci sono state qui, l'hanno suonato in cattive condizioni. Adesso comincia a vivere. E dopo, quando sarà pronto, è una meraviglia. Le note di questi violini portano così un messaggio di speranza e di pace.